ciao a tutti, ciao, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Gadieri. E con me il nostro chef Nicola Vizzarri. Bene, la ricetta di oggi faremo un primo, la calamarata sublime con pescatrice, pomodorini e melanzane. Buona. Gli ingredienti sono calamarata sublime, 400 grammi, polpa di pescatrice, andiamo a fare il fondo con aglio, peperone rosso e giallo, olio extravergine di oliva, prezzemolo, capperi e pomodorini. Partiamo? Sì. Via. Andiamo a prendere l'olio, ecco qua. Olio rigorosamente extravergine di oliva italiano. Sempre italiano. Partiamo con la nostra base. Facciamo rosolare uno spicchietto d'aglio schiacciato. Si schiaccia per facilitare subito poi. Sai quando fai il rumore col coltello mi fai venire i brividi a me. Perché? Il rumore del coltello. È sempre un'arma bianca, quindi. Tagliamo la nostra pescatrice cubetti. Bel piatto mediterraneo. Abbiamo tutti gli ingredienti che richiama la cucina mediterranea. Sì, sì. Ecco qua. Abbiamo la pescatrice. Che fa rumore. E insieme capperi. Un po' di peperone. Mi piace sentire quel sentore di aroma, no? Sì. Che dà. Ecco qua. Armati della tua bacchetta magica. Tagliamo in quattro, a metà, i pomodorini, datterino, un altro simbolo della nostra cultura, tradizione. Senti il bel profumo? Sì, viene sì, su. Sì, peperoni con i capperi. Sì. Anche il profumo di mare, no? Della pescatrice, no? Della polpa. Sì, miglior profumo che esiste, guarda, il mare. Aggiungiamo pomodoro, ecco qua, il prezzemolo proprio a ciuffi, no? Saliamo, andremo a coprire per far sì che si stufa e si crea quella parte cremosa della salsa e ci condiremo la nostra calamarata. Un pizzico di sale qua, dai una girata e copriamo. La menta la metteremo dopo. Nel frattempo l'acqua bolle, apriamo il nostro pacchetto di pasta, saleremo l'acqua, ricordiamo 100 grammi di pasta, 10 grammi di sale e un litro di acqua. E un litro di acqua. Caliamo la nostra pasta. Ecco qua. Tagliamo la nostra melanzana a fettine, cercando di farle abbastanza sottili. La buccia? Sì, con la buccia. Per dare anche un po' di colore, no? Uh-huh. Cuciniamo la padella antiaderente, non soffritta, ma quanto basta l'olio per poterla un attimo farla cucinare. Poi sarà la base del nostro piatto che avvolgerà tutta la pasta. E sono buono da mangiare, sì. Certamente. Bene, mettiamo le nostre fettine così. 3-4 fette, diciamo, a persona dovrebbe bastare. Lasciamo cucinare un attimo. Terminiamo la cottura con altri 4-5 minuti che gli occorrono. La pasta è in cottura e le melanzane pure. Tonella, hai girato bene sì, la pasta? Sì, la pasta si è girata bene. Quasi pronta. Quasi cotta. Qui il sugo
Ah, senti che bella nuvola di vapore di profumi che mi è arrivata. È a posto, puoi scolare la pasta. Bene, così, piano piano. Bene così? Vediamo un po', vediamo. Metti un altro po', quindi. Questo poco che è rimasto. Sì. Finita tutta? Sì. Ecco qua. Lasciamo ritirare un po' quell'acquetta si ancora. Si sente più, è più... Del pomodoro. Si amalgama bene. Senti per il profumo. Mettiamo le nostre melanzane nel piatto, così. Per dare quel supporto. Il profumo si sente veramente, oh, buono. Ecco qua. Io mi saccio solo a sentire i profumi. Mettiamo un po' di foglie di menta. Qui andiamo a profumare le melanzane. Qui. E andiamo ad impiattare la nostra calamarata. Ah, è bello. È bello, sì. Un filo d'olio extravergine d'oliva e il nostro primo è pronto. Buon appetito e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su questa rete. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, Cupido Hot Plate, DS Service.